limitandoci ai tre paesi dimensionalmente più popolati, quindi Germania, Spagna e Francia, i primi due hanno di fatto sposato la linea di un uso preferenziale sopra i 60 anni di età, la Francia sopra i 55 anni di età. Quindi, mettendo assieme tutti gli elementi che ho provato a riassumere, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le popolazioni che si connotano per un tasso di letalità più elevato, quindi l'ho appena ricordato, sopra i 60 anni di età, perché ancora nella fascia 60-69, mi ripeto, siamo al 3%, scendendo invece al 6 per mille nella decade esattamente inferiore, la posizione che è stata di fatto decisa dal Ministro dopo un confronto che ha coinvolto, oltre a noi tre, anche altre figure istituzionali, è stato quello di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età.